Di ritorno e la vedete in mezzo a noi, siamo collegati con il consolato, con la console generale d'Italia a Montreal. Silvia Costantini, benvenuta, buonasera, benvenuta buonasera. Tra di noi. Buonasera Silvana, buonasera Nick. E buonasera a tutte le telespettatrici e telespettatori. Eccoci riuniti in questo appuntamento, è un appuntamento e si parla dell'Italia perché, ecco, andiamo subito al dunque, signora Console Generale, il 20 e il 21 settembre si terrà in Italia il referendum costituzionale. Ecco, spieghiamolo agli amici che ci segue, che cosa, di cosa si tratta il quesito referendario, insomma, di cosa si tratta? Allora, grazie Nick di questa domanda. In effetti il 20 e il 21 di settembre si terrà in Italia il referendum popolare confermativo della legge di riforma della Costituzione che vuole diminuire il numero dei deputati e dei senatori. Allora, quindi il numero dei parlamentari in totale. Allora, che cosa dice il testo? Lo prendo e lo leggo con voi. Il testo referendario dice: approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale numero 240 del 12 ottobre 2019. Quindi questo è il quesito. Cosa succede se si vota sì? Se l'elettorato vota sì, esprime la volontà di approvare la riforma costituzionale votata dal Parlamento. Se l'elettorato vota no, esprime la volontà di non voler approvare questa riforma costituzionale votata dal Parlamento. E la scheda è molto semplice. Mm-hmm. Sì, no. Esatto, molto, molto... cioè il testo sì, e poi sì. Ci sono il sì e il no. Fantastico. Bene. E per chi vota all'estero, come avviene questo voto? Allora, il voto all'estero avviene per corrispondenza, è molto semplice. Possono votare all'estero due categorie di elettrici e di elettori. Coloro che sono iscritti all'AIRE, quindi coloro che sono cittadine e cittadini italiani e quindi sono iscritti alla nostra anagrafe delle italiane e degli italiani residenti all'estero e quindi risiedono, come coloro che vivono qui in Canada, in paesi in cui le condizioni locali consentono e permettono il voto per corrispondenza, proprio appunto come viene qui in Canada, e dobbiamo ringraziare in questo Canada Post. Poi possono votare all'estero anche i cittadini e le cittadine italiane che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, di salute, quindi di cure mediche, di studio, e che abbiano presentato l'opzione per il voto all'estero entro il 19 agosto del 2020, nonché i familiari con loro conviventi, qualora non fossero iscritti all'AIRE. Ad esempio, io stessa ho presentato l'opzione per il voto qui a Montreal entro il 19 di agosto, al mio comune dove io risiedo. Notiamo che c'è un grande attaccamento e interesse degli italiani che sono rimasti con la cittadinanza, col passaporto, eccetera, di seguire. Questo non so se ci sorprende, ma è qualcosa di veramente bello, no? Di vedere che nonostante ci siano, siamo sparsi un po' in tutto il mondo, siamo ancora attaccati alla nostra cara Italia, no? Signora Console Generale, questo venendo a Montreal è rimasta sorpresa di questo attaccamento che gli italiani hanno verso la propria Italia, insomma. Ah. Sorpresa forse in effetti un pochino sì, nel senso che mi aspettavo sicuramente un attaccamento all'Italia come tutte le cittadine e i cittadini e tutti gli oriundi e le oriunde, così forte forse un pochino di meno. Ed è comunque bello vedere che sono rappresentanze da tutta l'Italia, no? Stavamo vedendo che ci sono tanti, sì è vero, tanti del sud, ma non soltanto, ci sono anche del nord qui a Montreal, una bella rappresentanza di quello che è l'Italia, insomma, dovunque vai te ne accorgi. Un'ottima rappresentanza, devo dire, l'Italia unita. Sì, 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 è vero. Non vedo l'ora che votino queste persone. Allora, adesso io devo fare un piccolo, come dire, ulteriore annuncio, tra virgolette, rispetto a quello che accadrà. Riceverete un plico elettorale, le persone riceveranno un plico elettorale. All'interno di questo plico elettorale va la scheda, che abbiamo fatto vedere prima, un foglio di istruzioni per la votazione, quindi per come avverrà la votazione, una piccola busta e una grande busta con già l'indirizzo del nostro consolato generale.
Le persone dovranno votare, piegare la scheda, metterla nella busta piccola, prendere la busta piccola, infilarla nella busta grande e considerare tagliare una parte qui del certificato elettorale, il tagliando, che andrà messo nella busta grande. Quindi la busta piccola con solo all'interno la scheda elettorale e il tagliando andranno messi nella busta grande. Non dovranno essere, non, esserci, non ci dovrà essere alcun segno di riconoscimento. Bene, Dopodiché ci andrà sono. presentato per posta, in modo tale che arrivi al consolato generale entro e non oltre il 15 settembre alle ore 16. Bene, questa era la mia domanda, era appunto che ci sono delle date specifiche da segnare sul calendario e da rispettare, molto importante. Assolutamente sì. Allora, a partire da ieri, 6 settembre, quindi noi abbiamo nei giorni passati mandato i plichi elettorali a tutti gli elettori e le elettrici, che abbiamo detto già di che cosa si tratta. Il plico elettorale va, non appena ricevuto, va subito compilato la scheda, quindi subito va votato, poi va subito rinviato per posta al consolato generale. Perché appunto il 15 settembre sarà la giornata ultima, martedì 15 settembre, alle ore 16, in cui noi dovremo ricevere tutte le schede votate. Tutte le schede pervenute successivamente a questo termine, quindi al 15 di settembre alle ore 16 locali, non potranno essere scrutinate e quindi dovranno essere incenerite. Eventualmente, chi non dovesse avere ricevuto il plico elettorale il 6 di settembre, quindi a partire di ieri, perché ci mette un po' di tempo comunque la posta per quando noi lo inviamo ad arrivare nelle case delle persone, potrà eventualmente chiedere a me, quindi fare una richiesta alla capa della missione, quindi a me, per avere un duplicato del certificato elettorale. Ma io spero che insomma ciò non accada perché Canada Post è veramente un servizio molto efficiente. Sì, lo è. La domanda grande quindi di questo referendum è proprio di riduzione del numero dei o delle parlamentari e tutta l'Italia, fuori e dentro dell'Italia, insomma, sono chiamati a esprimersi ed è qualcosa importante, no? Il voto ci è stato dato e quindi cos'è che diciamo agli amici che Assolutamente ci sì. seguono in questo istante? Signora Console Generale, qual è il messaggio che vogliamo dare agli amici? È chiaro che Allora, di votare sicuramente, non vogliamo sapere cosa voteranno, però di partecipare. esatto, assolutamente. Il voto è un dovere ed è un diritto civico, è sancito dalla Costituzione. Ricordiamo che la diminuzione dei parlamentari sarà da 630 per la Camera dei Deputati a 400. Di cui dei 12 che sono normalmente eletti all'estero diventeranno 8, e per quanto riguarda il Senato da 315 a 200 e dei 6 che normalmente vengono eletti all'estero 4. Quindi assolutamente sì, votare, 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 quindi esprimere il proprio voto perché è la manifestazione prima della cittadinanza ed è veramente un onore e un grande, come dire, esempio della nostra cittadinanza. Non ci sono dubbi. E notiamo anche un'altra cosa, terminando, perché è stato veramente bello averla, è sempre un piacere averla con noi, signora Console Generale, ma notiamo che c'è una corsa con la speranza di poter riavere la cittadinanza italiana, il passaporto Passaporto. italiano. È incredibile quello che stiamo vedendo un po' da tutti. E questo è bello, se ne è accorta anche lei, perché siete voi che ricevete tutte queste domande di riavere la cittadinanza italiana, è qualcosa che insomma siamo lusingati, no? Tutti vogliono rimanere italiani, insomma, è molto bello. Infatti abbiamo rafforzato la squadra, abbiamo delle piccole novità all'interno della squadra che ancora non vi posso svelare perché ci stiamo finendo di lavorare, ma sì, stiamo rafforzando esattamente il servizio della cittadinanza, proprio perché vogliamo dare a coloro che vogliono richiedere il riconoscimento o ottenere la cittadinanza nei vari modi che la legge prevede, questa grande, unica, grande facoltà, di essere italiani italiani, veramente anche de jure oltre che de facto, perché ovviamente coloro che sono e si sentono cittadini italiani e possono esserlo Certo. anche in legge è qualcosa di più. Poi, a seguito della cittadinanza, ovviamente arriva il passaporto. Esatto, Bene, allora questo sarà un verrà altro anche. Ne appuntamento. parleremo. La console generale d'Italia a Monte, la Silvia Costantini, grazie mille e la buonasera, buon Grazie, lavoro. buonasera. Buon Grazie, lavoro. buonasera a voi. Grazie. E voi rimanete con noi, ci fermiamo per qualche utile consiglio, saremo di ritorno tra poco.